presentato a Catanzaro Lido il libro dell'ex sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, Una storia fuori dal comune. Nelle pagine del volume vengono ripercorsi gli episodi più importanti della storia recente della città. Sentiamo Lorenzo Gottardo. È un pezzo di vita di una comunità, la mia comunità, quella di Lamezia Terme, ma potrebbe essere una comunità dell'Italia di oggi, di qualunque altro luogo importante, nelle sue sofferenze e nelle sue gioie, nelle sue risorse, perché la mia comunità è piena di risorse, ma anche piena di problemi. Una storia fuori dal comune, il libro dell'ex sindaco di Lamezia Terme Gianni Speranza non si limita a ripercorrere 10 anni di un'amministrazione comunale che ha profondamente cambiato il volto della sua comunità, ma racconta attraverso gli occhi di chi ha vissuto quei momenti gli episodi che hanno scandito il cambiamento. Speranza è un testimone di questo cambiamento e il libro offre semi di speranze che nel tempo sono attecchiti e spero possano continuare a produrre frutti. Dal portone comunale incendiato il 20 aprile del 2005 alle visite del presidente Giorgio Napolitano e di Papa Benedetto XVI, per arrivare fino a quando in aula l'imprenditore Rocco Mangiardi, vittima di estorsione, puntò il dito contro i capi della cosca Giampà. Un libro per capire e capirsi, come spiega lo storico Enzo Ciconte. Per Lamezia credo che sia un grande risultato di leggersi guardandosi allo specchio per vedere le cose positive che sono state realizzate e anche alcune difficoltà che il sindaco ha avuto.